Prepariamo i pittinicchi al sugo, ovvero le costolette di maiale. Prepariamo un trito di carota e cipolla e li mettiamo in un tegame. Io prediligo per queste cotture i tegami in ghisa. Perdonatemi, ma qui la carne viene davvero eccezionale. Un filo d'olio, facciamo rosolare bene il fondo prima di andare ad unire le nostre costolette di maiale. Nel frattempo preparo gli aromi. Sarà necessario l'alloro, il rosmarino, le bacche di ginepro e i chiodi di garofano. Metto il tutto tranne la foglia di alloro all'interno di una bustina da tè, che poi sigillo con dello spago da cucina. In questo modo non andrò a perdere gli aromi nella cottura. Anche il rosmarino lo privo del rametto, scivolando le dita per prelevare gli aghi. A questo punto metto tutto dentro la bustina e questa darà tanto sapore, ma non andrò poi a cercare i chiodi di garofano piuttosto che le bacche di ginepro perse nel sugo. È il momento di aggiungere la carne e lasciarla rosolare bene, girandola di tanto in tanto in modo appunto che si rosoli sulla parte esterna. Questo piatto può essere utilizzato per condire la pasta e poi per mangiare la carne come secondo piatto, oppure come piatto unico, perché io ad esempio una volta cotto vado a sfilacciare la carne all'interno del sugo, ottenendo un ragù che condirà il mio primo piatto con questo sugo che non vi dico quanto è gustoso. Mentre in alternativa potete utilizzare il sugo per condire la pasta e poi mangiare le costolette come secondo piatto. Quindi a voi la scelta, ecco, è un piatto molto saporito. Una volta rosolate andiamo a sfumare con il vino. Anche il vino, io ad esempio utilizzo un vino bianco, mia nonna mi dice sempre che si fa col vino rosso, quindi sta a voi un po' scegliere in base a quello che vi piace. Io preferisco nettamente il vino bianco. Lo lascio sfumare, aggiungo gli aromi, sia la bustina che la foglia d'alloro. Dopodiché è il momento di andare a sistemare di sale e aggiungere la passata di pomodoro, rigorosamente quella che preferite. Io non potrei non utilizzare la passata di pomodoro che preparo durante l'estate grazie al pomodoro del nostro orto. Aggiungo pure il concentrato di pomodoro, la salsina. Tutte queste ricette le trovate nel blog. E infine mescolo, sistemo di sale, copro e dopo 2 ore ho un risultato fantastico. Ed ecco il risultato, che è già comunque più freddo. A questo punto non vi resta che preparare la carne sfilacciata per il ragù, se avete scelto questa opzione. Come vedete si rompe proprio con una facilità incredibile, si stacca dall'osso proprio così in un attimo. E dopodiché andate ad unire il sugo che rimane in pentola.